CRT presenta Frammenti dal passato, un viaggio tra parole e musica, attraverso siti archeologici della Campania, ricchi di storie e di magia, ma quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico. In studio, l'archeologa Sandra Lupilato. Buonasera amici e bentornati all'ascolto di Frammenti dal passato, una trasmissione archeologica che narra, parla, cinguetta di cose, di genti e di luoghi antichi ed è chiacchierata da Sandra Lupilato. Questa sera con me però due splendide fanciulle, le archeologhe Valeria Moretti e Chiara Comegna. Grazie ragazze di essere venute in trasmissione, grazie Valeria, funzionario antropologo del Laboratorio di Scienze Applicate del Parco Archeologico di Pompei. Buonasera Valeria e ciao, grazie. Ciao Sandra, salve a tutti, buona serata e grazie Sandra per averci invitate, per avere appunto l'opportunità di chiacchierare, cinguettare e grazie anche e soprattutto della fanciulla. E grazie a, e buonasera a Chiara Comegna, archeobotanica e già membro dello stesso laboratorio a Pompei. Buonasera a tutti, grazie Sandra per avermi invitato e speriamo di far luce su qualche aspetto particolare di un sito che è conosciutissimo. Eh sì amici, Chiara vi ha già anticipato l'argomento di questa sera. Chiacchiereremo di Pompei ma non solo, di questa città famosissima e conosciutissima in tutto il mondo, il sito archeologico più famoso al mondo. Lo faremo con due giovani studiose che hanno lavorato e lavorano lì, in questo posto incredibile, e però tratteremo di aspetti meno consueti, meno plateali, diciamo così. Ce li racconteranno queste due studiose che lavorano minuziosamente sulla ricostruzione dell'ambiente e delle genti che popolarono quella città e quindi potranno raccontarci quel luogo da un punto di vista un po' più particolare. Amici, allora preparatevi all'ascolto di questa narrazione subito dopo l'ingresso musicale con il quale Frammenti dal passato vi saluta. Ma miseria, come andava flotta ogni giorno, che due giorni che mamma avvistai in un nuvolone, rosso come la montagna, come un albero e si allargava che ramo, come erano un giardino, lo bagno di sole nato d'acqua fredda, radame santa la voglia uscire, ma che succede? Facitemi capire. A preparatemi una liburna, che stia lettere un'amica, perché stia casa là, a nav, l'unica via. Nuvola bianca, nuvola sporca, nuvola terra, che non bussa porta. Nuvola prete, nuvola fuoco, nuvola cenere, nuvola storia. E l'aspettare a braccia aperte, commovente per partire. E si assettai a tavola sotto a che lire Dio.
troppo magnate e pippate, capi cuscino in coppia e mano, luce l'uni tutti, terra che trema ma. E poi l'addore lo zolfo, ti dice un fuoco che arriva, e ti hanno respira, dove ne manca vita. Coppano panno stis, lo sorse l'uno stracco, si addormetta per sempre, a carza nell'acqua. Nuvola yang, nuvola sporca, nuvola terra, che non bussa porta. Nuvoli preti, nuvoli fuoco, nuvoli cenere, nuvola storia. Rosia, Ercolano, Pompeia, o Vesuvio, quando nascette un bazzicchio. Ercolano, Pompei, quando Vesuvio ascette un bazzicchio. E con il brano di Enzo Avitabile, Quando Vesuvio, ritorniamo all'ascolto di Frammenti dal Passato. Ho scelto questo brano, amici, come ingresso musicale perché è un brano mirabile del maestro Avitabile, in cui, scusate l'allitterazione, in cui fa parlare Plinio il Giovane e racconta dello zio e poi del momento della sua morte. Ed è bellissimo il finale, no? Quando dice: vi ho raccontato quando il Vesuvio imbazzì, perché ha avuto un ruolo ovviamente determinante, l'eruzione, nel conservarci intatta questa città meravigliosa di cui adesso andremo a raccontare con le studiose che sono in trasmissione con noi e che sono coadiuvate da me e dal mio regista Davide Iannuzzo, che saluto. Bene, dunque Chiara, tu sei laureata in beni archeologici presso l'Università Orientale di Napoli con il professore Bailo Modesti. Ho iniziato in preistoria e protostoria e poi dopo già da lì il tutto è virato verso le scienze naturali, quindi ho iniziato anche a studiare tutto ciò che riguarda i reperti vegetali che venivano recuperati negli scavi archeologici e di conseguenza poi da lì è partita la, con la specialistica, poi la specializzazione, tutto il mio studio in diversi laboratori della Campania. Perché poi hai fatto questa scuola di specializzazione presso l'Università Suor Orsola Benincasa? E presso la seconda università di Napoli. La specialistica ho iniziato a Bologna, quindi è lì che è iniziato proprio il percorso di archeobotanica, laboratorio di Marco Marchesini e Silvia Marbelli. Poi dopo in Campania, quando sono tornata in Campania, sia al Dipartimento di Agraria di Portici con la dottoressa Allevato, sia a Scienze della Terra con la Russo Ermolli come palinologa, quindi diciamo che ho completato gli studi in archeobotanica tra palinologia, antracologia, poi carpologia, ma poi lo vedremo insieme. Spiegaci bene questi termini, poi però. E quindi tu sei l'anello di congiunzione tra l'archeologo e il botanico. Tra l'archeologo e chi studia i reperti vegetali in generale, che può essere un agronomo, un botanico, un ecologo, quindi ecologo vegetale, quindi sì. Perché studi i reperti vegetali antichi. I reperti vegetali, sì, semi, frutti, legni, carboni, pollini. Hai lavorato presso il Parco Archeologico di Pompei, nel Laboratorio di Scienze Applicate, dove hai collaborato con la nostra Valeria Amoretti, e adesso hai iniziato un percorso di dottorato. Sì.
all'Università della Basilicata a Matera, ed è un dottorato interdipartimentale che quindi mi permetterà di aggiungere conoscenze sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista botanico, quindi completerò ancora meglio la conoscenza della materia archeobotanica. Qual è la tua ricerca per il tuo dottorato? Sarà valutare e comprendere il cambiamento del paesaggio vegetale, ovviamente, tra il periodo romano e il periodo medievale in Campania e in Basilicata. Quindi cercare di capire il motivo del cambiamento del paesaggio vegetale, se è antropico, se è naturale, se è dettato da fattori climatici o quant'altro. Vedremo. Sicuramente, Valeria, questo cambiamento ai nostri giorni è dettato dall'azione sconsiderata dell'uomo, mentre Chiara cerca di capire perché è accaduto in antico. Sì. E tu invece, Valeria, sei laureata in archeologia. Sì. Ti sei laureata dove? All'Università degli Studi di Pisa, per poi proseguire direttamente con un dottorato in archeologia medievale. Quindi tu hai fatto uno studio per quanto riguarda la laurea sul complesso paleocristiano di San Martino di Ovaro, che si trova in Friuli. Ebbene sì, sono una paleocristianista come origine, sì. Quindi ti occupi del periodo che è il tardo antico e il medioevo, e poi però ti occupi dello studio dei resti umani, sì. Quindi degli scheletri. È lì che ti sei formata come antropologa fisica e archeologa. Diciamo sì che io studio l'uomo, ciò che resta dell'uomo, per capire quella che è la vita. Quindi anche i cambiamenti nella vita si può capire moltissimo da uno scheletro. Si può tracciare quello che per ogni scheletro quello che viene definito il profilo biologico, cioè quello che siamo noi a livello biologico, non il nostro nome, non la nostra professione, ma il profilo biologico spesso la denuncia la professione. E quindi facendo questa cosa su larga scala possiamo capire qual è l'economia di un luogo, quali sono le dinamiche di una determinata popolazione, e quindi anche nel delicatissimo passaggio fra l'età classica e quella medievale, appunto il tardo antico, si può capire se c'è una continuità o se c'è un distacco. Ed è questo di cui ti sei occupato per quanto riguarda il dottorato. Tu hai effettuato un dottorato di ricerca all'Università dell'Aquila in archeologia medievale e ti sei occupata appunto dello studio di scheletri che provenivano dal territorio di Riva del Garda, e proprio hai cercato di capire cosa succedeva alle persone in questo passaggio tra l'età classica e il medioevo, che è un periodo abbastanza sconosciuto anche per noi studiosi, giusto Valeria? Sì, 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 in realtà sono recidiva, perché ho continuato a lavorare su queste dinamiche di continuità o discontinuità, e ho dovuto anche ricredermi, perché partivo dall'idea di una continuità di base, ma poi mi sono trovata di fianco a un quinto secolo che stravolgeva tutto, e quindi via via la mia scienza, la mia materia mi ha guidata in quelle che erano le dinamiche storiche. Poi cioè, hai capito, Valeria, che le persone nel tardo antico vivevano in modo diverso e gli capitavano cose diverse rispetto all'età romana, all'età classica. Esatto. Alla fine, giusto? Ma poi bisogna aprire una parentesi per quanto riguarda il dottorato, perché permettetemi questo ricordo personale. Valeria mi è particolarmente cara perché è stata la mia compagna di dottorato. Abbiamo fatto il dottorato insieme all'Aquila e eravamo le uniche due archeologhe della morte, così ci chiamava il professore Redi, il nostro direttore. Giusto Valeria, perché ci siamo occupate entrambe dello studio di necropoli, io dal punto di vista archeologico, Valeria invece dal punto di vista più propriamente antropologico. Sì, infatti eravamo una meravigliosa squadra, meravigliosa anche perché ci siamo dottorate insieme ed eravamo le uniche due dottorande di quella giornata, vestite nella stessa identica maniera, non c'eravamo puro messi caso, d'accordo. Sì. Effettivamente è stata una giornata molto molto carina quella del nostro dottorato, perché siamo riuscite a mettere insieme da una parte la cultura come materiali e la cultura come appunto resti umani. È stato un connubio davvero bello, un incontro quasi perfetto di argomenti, di colori e anche di cuore.
Bene, allora amici, quindi le due studiose ospiti di questa sera ci racconteranno di Pompei, chiacchiereremo di Pompei e poi delle loro ricerche che conducono in parallelo. Pompei ovviamente è un contesto conosciutissimo, come accennavamo prima, quindi cercheremo di affrontarlo dal punto di vista meno consueto, quello delle scienze applicate, giusto? Esatto. Chiara, voi avete questo laboratorio diretto dalla dottoressa Valeria Alberta Martellone, che salutiamo e alla quale auguriamo buon lavoro, perché coordina parecchie figure professionali, è giusto? Sì, non è semplice, perché oltre all'antropologo fisico e all'archeobotanico si tratta anche di coordinare l'archeozoologo e il geologo. Che salutiamo, che salutiamo la grande Chiara Corbino, la nostra amica archeozoologa. E il buon Matteo, il bimbo che abbiamo visto nascere, si può dire, suo figlio, e Vincenzo Amato, il geologo. Un caro saluto a entrambi, in particolare a Vincenzo Amato, che verrà presto in trasmissione a raccontarci un po' delle sue attività. Amici, restate all'ascolto dello splendido racconto della narrazione di Pompei, perché torneremo dopo questo brano. We'll be right back.
Ed eccoci tornati a Frammenti dal passato. Questa sera siamo in compagnia di Chiara Comegna e di Valeria Moretti. Valeria ha scelto per noi questo brano che abbiamo appena ascoltato. Sì, Supermassive Black Hole, The Muse. È scelto un po' per quelli che sono i miei gusti musicali personali. Diciamo, ho una tendenza al punk rockabilly hard rock. E un po' perché ogni volta che penso a questo supermassive black hole, questo buco nero, io penso al Vesuvio, penso al vulcano, penso alla forza distruttiva e dirompente del vulcano, di cui mi sono innamorata tra l'altro quando ero ancora in Liguria, leggendo i libri di Harry De Luca. Io non lo conoscevo il Vesuvio e poi mi sono ritrovata a viverci alle pendici e devo dire è emozionante, per me è una silhouette che mi fa casa. Per cui sì, l'ho dedicata a quel vulcano che sovrasta Napoli e che sovrasta ancora più Pompei e che è stata appunto la causa della morte di Pompei, ma anche della sua riscoperta in queste nuove meravigliose forme. Mai una tragedia così grande diede gioia così grande poi all'umanità, volendo parafrasare una frase famosa. Allora, studiose delle scienze applicate, antropologa e archeobotanica, come vi ponete di fronte alle testimonianze che ci hanno lasciato anche indirettamente i nostri antenati? Qual è il metodo di studio che applicate e in questo particolare caso che avete applicato a Pompei? In realtà più che di metodo di studio in laboratorio parlerei anche prima del metodo di recupero, perché siamo entrambe, diciamo, una sorta di incrocio fra le due professionalità, quelle dell'archeologo e quelle del biologo per le nostre determinate specialistiche materie. E quindi la prima cosa è il recupero. La cosa fondamentale di questi nuovi grandi scavi è il fatto che noi specialisti veniamo chiamati sin dal momento dello scavo, quindi poniamo una maggiore attenzione, sono campionate e c'è una differenza immensa nei dati che possiamo estrapolare in questa maniera. È importantissimo perché voi analizzate le cose, i reperti così come furono lasciate dopo l'irruenza di questo evento catastrofico, mentre in passato ovviamente si sterrava, si scavava, si portava in laboratorio, quindi voi non, in questo momento studiate i contesti in corso di scavo. Sì. E li cristallizzate, però lavorate anche in laboratorio sul pregresso, giusto? Sì, lavoriamo sul pregresso e anche sugli studi pregressi, mm-hmm. Quindi ci ritroviamo su quelle che sono le spalle dei giganti, il che può essere meraviglioso, ma può essere anche fonte di una certa fonte di ansia, diciamo, perché ti ritrovi a confrontarti con Fiorelli, certo. Ti ritrovi a confrontarti con Maiuri, con tutti i loro studiosi. Quindi sì, è meraviglioso e terribile scavare a Pompei, più meraviglioso devo dire. Sì, perché Chiara, ti trovi a sbloccare un momento bloccato da una catastrofe naturale, quindi sei tu il fautore di questo sblocco, di questo sì. Riportare in vita mm-hmm. Quelli che noi chiamiamo ex organici, quindi reperti vegetali, gli animali, gli umani, quindi è proprio il riportare, il dare colore al sito. Il riportare in vita la vita degli uomini, gli animali e le piante, giusto? È quello che fate voi. Soprattutto contestualizzarli, perché come dicevate, noi ci troviamo a lavorare con il pregresso che spesso e volentieri non ha contesto, per cui abbiamo tantissimo materiale stupendo, meraviglioso, che probabilmente solo Pompei può restituire, ma decontestualizzato. Invece l'opportunità di questo lavoro a Pompei in questi ultimi anni ci è data proprio dal fatto di avere il contesto, quindi di essere presenti in cantiere dal primo giorno. Di conseguenza noi sappiamo benissimo tutto quello che accadeva, tutto quello che è successo nel momento dello scavo, del sbloccare il momento della riscoperta, quindi sciogliere il ghiaccio, no? Esatto. E mentre il ghiaccio si scioglie, tu come ti poni nei confronti degli scheletri? Cosa fai sostanzialmente sul campo? Allora, sul campo io procedo con metodi che sono tipici dell'archeologia forense, se vogliamo chiamarla così, perché utilizzo delle tecniche che sono a metà fra quelle archeologiche e quelle
utilizzate dagli antropologi forensi, cioè quelli che lavorano, diciamo, sulle scene del delitto, esatto. Questo è molto importante dirlo, perché noi archeologi facciamo quello che poi in altri campi fanno gli investigatori. Sì, sì, anche perché l'antropologia fisica non è una scienza pura, cioè prende da tutta una serie di varie altre scienze, per cui noi prendiamo ciò che ci serve da una parte e dall'altra. Nel caso specifico, l'ultima volta che mi sono occupata di scheletri nell'ambito del grande progetto Pompei, ho dovuto attuare delle tecniche a metà fra l'archeologia preistorica e appunto il forense. Ho usato le stesse tecniche che si utilizzano nel caso di disastri di massa. Quindi, insomma, è anche abbastanza impegnativo a livello emotivo, ma sempre meraviglioso, perché ti trovi davanti a, vuoi chiamarli cold case forse, cold case di 2000 anni fa. I casi chiusi, di cui magari ci si dimentica, ma poi nel momento in cui apri la cassa, apri lo scrigno, viene fuori un'immensità di racconti, è giusto, esatto, Chiara? Sì. E tu come ti poni nei confronti dello scavo? Che cosa fai praticamente? Lì dipende molto dal contesto, come dicevo prima. A Pompei ci sono tantissimi contesti diversi, pensate a tavelle, travi, tutto quello che riguarda la carpenteria. Quindi lì va fatto uno studio antracologico, perché spesso ci si trova travi carbonizzate, di conseguenza applico i metodi dell'antracologia, quindi lo studio del carbone. Difficilmente trovo il legno, quindi la xilologia, e quello si trova per esempio nelle zone di Moregine, Poggio Marino, si trova perché è waterlogged, quindi è sott'acqua. Nel caso dei semi invece si parla di carpologia, quindi è tutto lo studio morfometrico per capire di che semi si tratta. Quindi bisogna capire la forma e poi sì, andiamo alla pianta. Sì, anche fino ad arrivare alla specie, la varietà. Mm-hmm. E poi pollini, con sondaggi pollinici, quindi studiare le carote. Lì mi devo interfacciare molto col geologo. E quindi decidiamo perché fanno insieme i sondaggi nel terreno, esatto, i carotaggi, e poi da lì si preleva il dischetto, diciamo, che è più corrispondente a livello cronologico al punto di interesse, e poi si fanno tutta una serie di analisi con vari acidi per estrarre il granulo pollinico e definirlo, quindi a livello di genere, alla specie non tanto spesso ci si arriva, però al genere sì, e quindi si ricostruisce poi il paesaggio in maniera arborato, più ampia. Mentre ecco, antracologia, carpologia, quindi carboni, legni, semi, frutti, ricostruiscono a livello puntuale, cioè quello che si faceva in quella determinata casa, in quella determinata città. Magari il legno che si era utilizzato, sì, per costruire, i frutti che venivano mangiati, esatto, ciò che veniva coltivato. Invece i pollini. Con i pollini si ha un'idea di quello che era l'ambiente esterno, quindi il granulo pollinico a ampia dispersione, quindi si ha proprio l'idea del paesaggio, di come doveva essere, e anche di quelle essenze vegetali che non ritrovo io tra i semi e i frutti, ma le ritrovo nei pollini, di conseguenza c'erano. Quindi non sempre quello, come spesso in archeologia, non sempre quello che non c'è, non c'era. Certo, non bisogna mai dare nulla per scontato, e anzi, forse le testimonianze indirette sono, esatto, quelle più vere, no? Sì. Che ci raccontano realmente com'era l'ambiente, giusto Valeria? Giusto. Bene, allora adesso ascoltiamo il brano musicale scelto da Chiara, dopodiché entriamo nel vivo della narrazione e quindi ci dovete raccontare le vite e i paesaggi dell'antica Pompei. A tra poco, amici. Sento il vento che mi chiama, splende il sole su di me, ho un canto che mi attira sempre più verso di sé. Correrò, volerò ed il cielo toccherò, volerò ed il cielo toccherò. Sopra i picchi più alti, tra mille asperità, si specchia il riflesso di antiche civiltà. Io mi coglierò il ricordo, seguendo il sogno mio,
Ed eccoci tornati nello studiolo del Bosco di Taurasi, CRT, all'ascolto di Frammenti dal passato. Ma chiacchieriamo di una grande città, Pompei, e della costa, e quindi distante da noi in quella Campania Felix tanto amata e cantata dagli antichi. E con noi sono due giovani studiose, scienziate, una antropologa e un'archeobotanica, Valeria Moretti e Chiara Comegna, che hanno lavorato e studiato a Pompei e che questa sera ci narrano attraverso le loro ricerche la vita umana e la vita vegetale che colorava le strade, i vicoli e le case di quella città. Ragazze, allora, Valeria, quindi tu ti occupi dello studio degli scheletri. Quanti individui sono stati rinvenuti a Pompei? Diciamo che secondo una stima dalle fonti, perché dobbiamo calcolare che gli scavi di Pompei iniziano in un momento in cui, diciamo, le tecniche stratigrafiche non erano sicuramente quelle di oggi, diciamo, da una stima dai documenti circa 1.000, dovrebbero essere circa 1.060. Però di questi 1.060 non sempre abbiamo l'idea della provenienza, per cui io mi sono limitata fino ad ora a studiare ciò che proviene dai nuovi scavi, dove appunto abbiamo un'idea di dove si trovassero quelle persone a cui appartenevano quei resti scheletrici. Quindi abbiamo 1.060 persone che sono state rinvenute a Pompei. Tu ti sei occupato soltanto di una parte, ma come si rinvengono le persone decedute in quella catastrofe? Cos'è che rimane poi oggi? Dobbiamo calcolare quella che è stata l'eruzione vulcanica. A Pompei praticamente sono arrivati prima un 18 ore di caduta di pomici che hanno appunto riempito le strade, hanno praticamente interrato la città per un 3-4 metri, per cui chi era si era rifugiato all'interno dei primi piani non ha più potuto scappare. Chi ha avuto la possibilità di scappare dal primo piano dei palazzi, delle case, si è ritrovato a correre sopra queste montagne di lapilli. E poi però è arrivato quello che chiamiamo il flusso piroclastico, che è una cosa meravigliosa da vedere ma terribile. È un insieme di gas, aria bollente, acqua e tutto ciò che trova sulla sua via e che trascina lungo la sua via, dotato di una potenza incredibile. Per cui gli esseri umani che hanno avuto l'avventura di incrociare quello che era il flusso piroclastico, l'avventura e la sventura, è vero, di incrociare tutto ciò, sono morti per più delle volte asfissia e shock termico. Quello che noi troviamo sono i corpi, cioè gli scheletri, e il vuoto secondario che si è creato all'interno di ciò che resta del flusso piroclastico. Il flusso si è depositato sui corpi, che poi negli anni appunto la carne se n'è andata, e poi è rimasto solamente un vuoto intorno allo scheletro. Se siamo fortunati, solo nel caso in cui si sia molto fortunati, questo vuoto si conserva e con una colata di calce all'interno si può ricreare esattamente la forma di quella persona, inclusi i tessuti, inclusi i volti, inclusi i calzari. E questi sono appunto i nostri famosissimi calchi che tutto il mondo viene appunto a visitare. Ma ci sono anche, non solo calchi a Pompei, anche scheletri. Dove il vuoto non si conserva, abbiamo appunto degli scheletri che scaviamo, diciamo, con tecniche più archeologiche, che scaviamo e recuperiamo così e poi portiamo in laboratorio. E invece tu che cosa ti trovi di fronte praticamente, Chiara? Come dicevo prima, nella maggior parte dei casi si tratta di essenze vegetali carbonizzate. Tutto quello che viene recuperato poi viene studiato con tecniche diverse proprio per cercare, come appunto ho detto, di ricostruire non solo quello che mangiavano e l'ambiente, ma proprio la vita quotidiana. Perché dobbiamo pensare che le persone che vivevano a Pompei avevano le stesse esigenze nostre, per cui è molto facile che avessero un orticello, dunque l'orticello potevano produrre non solo i cereali, tutto quello che noi troviamo, ma anche
delle brassicacee, quindi pensiamo ai broccoli, i cavoli, cipolle. E la cosa straordinaria di questi nuovi scavi è che, come dicevo prima, stando in cantiere dal principio è possibile notare determinate tracce, determinate informazioni che ci permettono di ricostruire quella che è la vita quotidiana, quindi la vita di una persona che viveva lì a Pompei, una persona come noi fondamentalmente. Nel 79 d.C., esatto. Quindi quasi 2000 anni fa, sì. Giusto? E questa è una grande differenza con quelli che sono stati gli studi precedenti, perché lo studio dei giardini, io ho un grande peso sulle spalle, che è quello di portare avanti uno studio, lo studio del verde pompeiano, che iniziò con la Ciarallo, la grande Ciarallo, Anna Maria Ciarallo. E lì però c'era un approccio diverso, perché lì si tendeva a ricostruire i giardini secondo un'idea di giardino paradisiaco, quindi con alberi, siepi, fontane, si rintracciavano le tracce degli apparati radicali, per esempio, quindi si ricostruivano i giardini in questo senso. In realtà da poco si è iniziato a pensare ad un giardino anche come un orto domestico, certo. E quindi vedere tutto quello che loro coltivavano. Questo è nuovo e si deve proprio al fatto che si sono ripresi gli scavi a Pompei, quindi che magari ci sono delle competenze specifiche diverse, in grado di, sì, riconoscere, sì, quindi di non essere soltanto influenzati dal mito di Pompei, esatto, e dalla letteratura, perché magari quella ci ha tramandato l'aspetto sublime, esatto, tra virgolette, della vita, ma anche la vita più svelta, più prosaica, quotidiana, che poi non lo è, quotidiana. Quotidiana. Quindi voi siete riusciti ad individuare quelle essenze, sì, che ci portano appunto determinate tracce che ci fanno capire che c'era sia una vita legata ai rituali, come tutto quello che possiamo trovare all'interno di aree rituali, Tempio di Iside o Fondo Iozzino, tutte aree che nascondono una ritualità, o meglio, è abbastanza palese, per cui tutto quello che noi troviamo in quelle aree sappiamo già essere legato a un rito. Cioè, ma ad esempio, anche, che cosa, scusami, ci sono, sì, anche, poi andiamo. Ci sono anche tutti gli aspetti legati alla vita quotidiana, quindi la carpenteria, le essenze legnose utilizzate per la costruzione, il perché le utilizzavano, o anche la cosa più semplice di tutti, spesso dimentichiamo che loro per cucinare e riscaldarsi avevano i braceri o le cucine, e non possiamo immaginare che in una città come Pompei, con tanti abitanti, nel 79 d.C. andassero fuori le mura della città per prendere i rametti e accendere il fuoco, ma naturalmente avevano tutto un sistema per avere già il carbone, e sappiamo anche dalla letteratura, dagli studi effettuati, che la maggior parte del carbone di legna utilizzato era di faggio, quindi questo ci fa capire che il faggio era una delle essenze abbastanza presenti nel paesaggio, nonostante, diciamo, sia a livello di altitudine abbastanza alto, però probabilmente era anche un po' più nelle, sì, zone più basse al tempo, quindi era molto utilizzato. Quindi ci sono anche tutti questi aspetti legati al quotidiano, come dicevo prima, il fatto di dover avere il carbone di legna per cucinare, per alimentare i fuochi, per esempio, delle terme, i fuochi dei braceri. E avevano già proprio il carbone di legna, non il, certo, il rametto, la legna, per esempio, sì, che viene fatta al momento. Sì. Valeria, dallo studio delle persone che avete ritrovato a Pompei, che cosa più o meno si è capito? Com'erano quelle persone, quelle genti che vissero nel periodo immediatamente precedente la catastrofe del 79? Al momento il campione è ancora un po' piccolo per poter tirare le somme. Quello che posso dire è una qual certa tendenza alla salute, a non grandi problemi dentari. E appunto sulla cucina, come si diceva prima con Chiara, sulla cucina le nostre scienze si incrociano. Perché se loro riescono a vedere le essenze, loro gli archeobotanici, noi antropologi adesso abbiamo nuove tecniche per riuscire ad arrivare alla dieta. Per cui molti campioni sono stati mandati all'esterno per valutare gli isotopi. Valutando gli isotopi all'interno delle ossa possiamo stabilire qual era la dieta. E
valutando anche determinati tipi di isotopi, possiamo stabilire anche da dove provenivano, cioè dove quei denti si sono formati e quindi dove è cresciuto quell'individuo. Siamo ancora diciamo che sono ancora informazioni che devono arrivare dai laboratori con noi convenzionati, però io penso che avremo un'immagine di Pompei meno statica di quello che si credeva. Allo stesso modo abbiamo un'altra convenzione con l'Università di Firenze per il DNA, per cui anche lì riusciremo a valutare la mobilità, per cui via via queste vite antiche prendono luce e si appunto si colorano, come si diceva, di nuovi piccoli dati che però ce le rende sempre più simili alle nostre, sempre più simili a una grande metropoli attuale. Moderna, sì. No, dove le persone non erano ghiacciate, ferme, ma si muovevano, si incrociavano, c'erano genti diverse, era una città viva di scambi. Poi nella campagna di allora, comunque, dove arrivava gente da tutte le parti, erano anche luoghi molto ambiti, no? Vicino c'era Stabia, c'era Ercolano, quindi cittadine di villeggiatura, e quindi è pensabile che ci fossero anche genti che provenivano da terre lontane, diverse. E infatti la curiosità è tanta nell'aspettare questi risultati. E questa cosa dei denti, che io proprio ci tengo tantissimo al sorriso, ai denti splendenti e alla cura dei denti. Quindi mi interessa questo argomento. Conosco Sandra, i suoi denti bianchissimi da lungo tempo posso testimoniare, sì. I denti dei pompeiani, mi stai chiedendo. Io attualmente li sto usando appunto come deposito di dati, perché all'interno dei denti si conserva sia il DNA che appunto la possibilità di vedere gli isotopi. Altresì una cosa interessante, diciamo una branca di studi nuovi in antropologia, è lo studio di quella cosa che Sandra detesta, che è il tartaro. Sì. Che però racchiude al suo interno parte dei quelli che erano i pasti che venivano consumati, e quindi interessantissimo di nuovo a livello di dieta, e in più ci dà anche idea sul DNA di determinati patogeni, quindi riusciamo a stabilire addirittura determinate malattie dal tartaro quindi... che è una cosa che insomma sì, è insospettabile. Io non avevo mai pensato che conservassero in effetti i resti del cibo, è interessantissimo. E non sapevo che poi denunciassero eventuali malattie, ma dal piccolo campione che tu hai studiato, piccolo, che cosa si evince? Cioè, qual era la salute in genere? È ovviamente un campione piccolo e un piccolo quadro, deve essere poi confermato dal prosieguo degli studi. Da quel pochissimo che ho visto, diciamo che non ho visto tante morti giovanili, cioè le morti giovanili che vedo sono quelle dovute all'eruzione del vulcano, chiaramente. Però ecco, diciamo che lo stile di vita del pompeiano medio, per quel poco che ho visto, non è così basso. Insomma, rispetto a un medioevo, il pompeiano insomma se la cavava, non grandi difficoltà nell'approvvigionarsi di cibo, una salute abbastanza buona e appunto per i denti che ti stanno tanto cari, devo dire delle dentature spesso prive di carie. Per cui sì, diciamo che vivere a Pompei non doveva essere tanto male. E quindi anche un'alimentazione buona, corretta, una città che aveva benessere e che poteva permettersi comunque un livello di vita abbastanza elevato o comunque buono. Sì. È Chiara? Sì. E invece com'era il paesaggio 2000 anni fa a Pompei? Quali erano i boschi? Quali erano gli alberi? Com'erano, che legno veniva utilizzato nelle case per fare le travi? Diciamo che era un paesaggio articolato. Naturalmente ci sono le varie fasce, quindi abbiamo nella fascia montana, immaginare questi faggi, questi abeti, come dicevo prima il faggio era molto utilizzato, così come il castagno e l'abete, tanto abete. Poi immaginiamo un querceto misto sulla fascia collinare, quindi diamo un po' di colore a questa Pompei, anche all'esterno delle mura, questo querceto misto con gli olmi, per esempio, e poi nella fascia costiera immaginiamo i lecci, immaginiamo anche i noccioli, e una cosa particolare è l'ulivo.
Noi sappiamo che una coltura sistematica molto massiccia dell'olivo avviene nel Medioevo. La presenza di olio, la presenza di olive a Pompei sono come le olive che si ritrovano in tutti i siti romani, molto molto piccole. Sono olive molto piccole, queste ci fanno capire che sì, c'era una coltura dell'olivo, ma la coltura vera dell'olivo avverrà più tardi. E questo è dovuto proprio alla morfometria, quindi noi prendiamo le misure dei noccioli, perché si trovano per lo più quelli, e riusciamo anche a capire le dimensioni più o meno dell'olivo. Che non dedicassero molto alla evoluzione dell'olivo. Sì, e quindi... perché poi verrà in futuro, verrà in futuro. Due medieviste, oddio. Pensate all'olio, l'olio del crisma, l'olio, insomma, con i monasteri, l'utilizzo dell'olio è maggiore, paradossalmente maggiore rispetto all'epoca romana, perlomeno a Pompei. Sicuramente c'era l'olio, ma forse non veniva prodotto a Pompei con gli ulivi di Pompei, ma veniva importato probabilmente. E questa cosa tu riesci a riscontrarla per quanto riguarda l'alimentazione, oppure non rimane traccia di questo? Diciamo che no, l'olio è veramente difficile dire se quella determinata componente viene dall'olio o da altro. Questo è uno di quei quelle piccole zone d'ombra che ancora abbiamo. Confido nel fatto che nei prossimi 10 anni saremo in grado di stabilire anche quello, magari appunto intersecando le vostre discipline. Esatto. E invece per quanto riguarda il rito, dicevi, avete trovato delle essenze vegetali anche nei templi. Sì. E in che cosa consistevano e cosa ci fanno pensare? Che cosa succedeva? Innanzitutto c'è una grande differenza tra quello che viene trovato nelle domus, che non è bruciato intenzionalmente, non è carbonizzato intenzionalmente, ma è carbonizzato dalle azioni collaterali dell'eruzione. Ciò che troviamo nei templi è invece carbonizzato, bruciato intenzionalmente. Questa è la prima grande differenza tra quello che tra i vari reperti. Nei casi specifici normalmente le offerte sono offerte di essenze stagionali, quindi ci potrebbero anche indicare la stagione del rito in cui è avvenuto il rito. E normalmente si tratta, nel mio caso, di frutta secca. Quindi erano delle offerte che venivano fatte alle divinità? Sì, offerte votive, oppure spesso nei larari, anche negli affreschi, ci sono le pigne e noi troviamo le stesse pigne nelle offerte, quindi pigne, pinoli, frutta secca in genere, e poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'accensione dei fuochi, quindi anche lì lo studio del carbone utilizzato per l'accensione dei fuochi. Che sono sempre legni non pregiati, non quelli utilizzati in carpenteria. Perché in carpenteria che cosa utilizzavano? La maggior parte in tutto il territorio vesuviano, quindi non solo a Pompei, ma nell'area vesuviana, abete e castagno, anche quercia a volte, sono legni duri, sono le più utilizzate. Però l'abete non è un legno duro, mi sbaglio? E invece viene molto utilizzato. Ah, ecco. È resistente, sì. Quindi per l'elasticità praticamente. E senti, Valeria, questa popolazione pompeana quindi era una popolazione giovane, e sul tuo piccolo campione, no, hai potuto notare una sorta di equazione tra maschi e femmine, oppure mi rendo conto che è tutto abbastanza relativo? No, in realtà sono presenti sia maschi che femmine senza una grande distinzione. Quello che posso dire a livello di composizione del campione è che, differentemente dal resto dell'archeologia, Pompei è un unicum, perché non ho una popolazione che è filtrata dai cimiteri, dove effettivamente ci può essere una scelta se pulire di più gli uomini o le donne o i bambini, ma mi trovo davanti appunto a una città che è stata decimata in meno di una giornata, e quindi quello che trovo è la popolazione congelata e ha tutte le sue componenti all'interno. Per questo donne, uomini, giovani e anziani. Ed è affascinantissimo. Affascinante, bellissimo. Siamo sulle note della nostra sigla. Chiudiamo con un'immagine profumata. Quali essenze floreali dai tuoi studi hai potuto individuare? Come, non direi che
molto Pompei profumata, però diciamo che c'erano, possiamo dire che c'erano diversi alberi da frutto, quindi immaginiamo in primavera il profumo dei fiori degli alberi da frutto. Poi naturalmente sappiamo della presenza della rosa, sappiamo della presenza del mirto, quindi sicuramente c'erano delle essenze che davano colore e profumo alla città, però una città probabilmente non riuscivano a coprire. Una città ovviamente antica, una città che profumava, una città che olezzava, odori e profumi che si incontravano e si mischiavano, sudore, come è la vita, perché esatto. La vita appunto olezza, profuma, ma è quella la bellezza. Sì, è della vita. Bene, Valeria Amoretti, io ti ringrazio per avermi fatto questo splendido regalo e per essere venuta qui. Grazie Sandra per questo che poi alla fine è stato quasi un aperitivo fra amiche, è proprio in cui così. Ci siamo raccontate un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. A presto Valeria, torna presto a raccontarci delle novità di Pompei. Grazie. Chiara, grazie. Grazie a te. Ci auguriamo che anche tu possa tornare presto per raccontarci dell'evoluzione delle tue ricerche, volentieri, di questa nuova avventura del dottorato, per la quale noi ti facciamo davvero tanti auguri. Grazie mille, grazie a tutti. Bene amici, io vi do appuntamento alla prossima volta con un altro meraviglioso frammento antico della nostra terra. Ciao! Tonight.